Eh beh, questa insomma è la qualità migliore che sono riuscito a trovare per il momento. Poi magari proverò altre impostazioni, ma comunque sia, per il momento questa è la qualità migliore che ho. Ho detto che la qualità non sarebbe stata chissà quale idilliaca. Comunque sia, per il momento diciamo che sono tornato a registrare come quando registravo Pokémon X e Y. Che ancora non avevo una capture card. Allora, Koros. Ora. E sto trafficando con l'orologio? No. Il problema è che io tenevo la data del Nintendo DS a 3 mesi fa. E praticamente non so che è successo. Oggi, l'altro giorno, mi si è aggiornato ed è passato appunto alla data. Del giorno in cui c'era l'ora legale. Quindi mi è andato un'ora avanti. Per conto suo. Quindi mi sa che non potrò usare la slot Kai oggi. No, slot di oggi 6 su 6. Ah, perché sapevo che cambiando l'ora, o la data, o comunque sia interagendo con l'orologio della console, ti si bloccava la slot Kai per qualche giorno. Ad ogni modo devo andare a piana ciabatta. Andiamo a piana ciabatta allora. Vi informo che non sto vedendo un cazzo di quello che succede. Chiedo scusa per il francesismo, ma oramai lo sapete che parlo in maniera molto, come dire, scurrile. D'altronde oggi, insomma, il giorno è quello che è. La capture card mi si è rotta un paio di giorni fa. Non sto bestemmiando, ma ci manca davvero poco perché, sinceramente, sono molto incazzato. Molto, davvero tanto incazzato. Di punto in bianco la capture card ha smesso di funzionare. Di punto in bianco, senza un motivo apparente. Ah, Gesù. Allora, dove devo andare? Ah, sì, piana ciabatta, ok. Stavo anche pensando di evitare, appunto, di fare troppo layout su Yokai Watch e praticamente mettermi una videocamera, diciamo, attaccata alla maglietta, che saprei anche come fare. E registrare appunto mentre gioco, mentre tengo il DS in mano. La qualità sarebbe ancora peggiore, ma penso che non ne risentirebbe più di tanto alla fine. Intanto io non vedo dove sto andando perché comunque sia sto giocando con la mappa dello schermo inferiore e quindi perché praticamente vedo malissimo, vedo molto male. Aspettate che mi sistemo meglio. Molto meglio ora, perfetto, parlo un pochino più vicino al microfono, ok? Ah, devo andare al tunnel? Sì, piana ciabatta. Che sta succedendo? Devo andare a sconfiggere, se non sbaglio. Oddio, com'è che si chiamava quello spiritello malvagio? Ah, si è tolto il keyway così di botto mentre entrava. Eccoci, piove. Ce n'è messo di tempo, pestifero, eccolo. Sono tutti molto esausti. Ragabatrax, Arachnus, ora è il tuo turno. Oh no, che facciamo? Ah, usa il tubo. Questa voce, Maestro Mew, ma cosa intendi dire con usa il tubo? Usa il tubo. È più potente tra tutti gli yokai, perciò devi ascoltarlo con attenzione. Un tubo? Ma che ce ne facciamo? Attento, quasi certamente è un prezioso e mistico artefatto. Sei così intelligente, dici tu come si usa? Toh, ti aiuto a pensare. Eh? Wey! Oh! Non starei mica pensando di lanciare quella cosa contro di me, vero? Posso facilmente scansarla, sai? Oh, a guardare tutto quel vorticare, la testa mi gira e gira e gira. Davvero così semplice era? Ehi, il tubo si è rilevato utile! Ecco la tua occasione, finiscilo! Dovrò affrontarlo in una feroce battaglia sanguinolenta, vero? Eccomi, con il mio pennino, perché dovrò combattere usando il pennino, ovviamente. Mamma mia, quanto è scomodo. Ok, andiamo a Bucinian. Cerchiamo di fare le cose fatte bene. Vi svelo una cosa.
Volevo appunto giocare con il Seat Emulator, perché sono molto bravo io. E praticamente avrei anche trovato la demo, la ROM di Yo-Kai Watch 2. Appunto, e gira, maledizione, dai, ok. E il Seat Emulator funziona abbastanza bene col computer, insomma, quindi non... Mancato addirittura, è la peppa. Ehi, aspetta. Andiamo con lo forte. Lo forte sicuramente gli farà un bel po' di danni. Ah, però anche lui non è niente male come yokai, è molto forte. Intendo pestifero. Accidenti. Fa un bel po' di danni pestifero. Cioè, ha molta salute e fa un bel po' di danni oltretutto. Povero Fuimuro, ci sta prendendo tutte quante le mazzate. Adesso però andiamo anche con l'energy max di Dolor, che fa sempre dei buoni danni dal balzo penoso. Ci siamo praticamente, dai. Quanto gli manca? Ah, cavolo. Non è che gli manca poco. Oh, eccolo qua. Non è che gli manca poco, comunque sia. Ah, mi ruba anche l'energia, pezzente. Dai, ci bagna prima che ti faccia fuori, oddio. Ok, se riesco col bersaglio a prendere quello, perfetto, che ricarica l'energy max. Ah, è fatta, bene. Non serve più. Hey. Allora, questo primo video sarà un video di prova, perché sto già pensando di cambiare comunque sia impostazione e mettermi appunto, come ho detto poc'anzi, con la webcam nella maglietta e registrare nella miglior maniera possibile, stando ovviamente comodo io a giocare, perché se sto scomodo non gioco affatto bene, ok? Ah, com'è possibile uno spettrale d'elite come me che perde contro di te? Hai rovinato il mio divertimento, faccio la spia a Dekadama. Ma no, perché? Chi fa la spia non è figlio di... Non so, esiste uno yokai che si possa ispirare alla Vergine Maria? Non so se l'abbiano creato. Tu ci hai salvati. Il sole unico maestro mio ha trovato il tempo per aiutarci. Ma gli yokai spettrali sono formidabili. Anche se aiutati, non so se vinceremo. No, è impossibile. Se la situazione continua a essere come adesso. Come adesso? Sto solo dicendo che non c'è tempo per la disputa tra Spiridossi e Polpanime. Giusto, stavo pensando lo stesso. Siamo più simili di quanto pensassi. Niente più Spiridossi o Polpanime. Siamo solo yokai, lottiamo insieme. Sì, dobbiamo unire le forze se vogliamo sconfiggere gli yokai spettrali. Oh, wow! Spiridossi e Polpanime finalmente insieme. Chi l'avrebbe detto? Io sei testimone di un simile momento storico, che emozione! Contento tu, Whisper. Molto bene, miei servi, contiamo gli incanti di oggi, spero vi siete impegnati. Sono sicuro che siete tutti ansiosi di sentire la classifica, perciò procediamo. Al primo posto c'è Nihilo, vittoria! Prevedibile per il miglior... Ah, vittoria prevedibile! No, c'era un punto che non ho visto. Non esisteva il punto. Vittoria prevedibile per il miglior degli spettrali. Che poi affronteremo comunque sia. Ma questo è Blueno di One Piece, mischiato a un altro personaggio di anime che non mi ricordo come si chiama. Devo ringraziare gli amici, la mia famiglia e il mio potere distruttivo. Andando avanti, al secondo posto troviamo Confundor. Sì, sono i migliori quando si tratta di arrivare secondi. Yeehoo! Bene, e poi troviamo... Padrone Dekadama, questi fanno i prepotenti, voglio che siano puniti. Oh cielo, sei in ritardo e hai perso contro un umano, che spettrale sei? Scortella. Mi chiedo cosa possa fare con un nome del genere. Ehi! Pestifero, già sei poco professionale e ora anche questa sei licenziato! Ma padrone Dekadama, posso? Addio! Buco nero? No! E muore malamente. Povero piccolo pestifero. Cattivic. No. No, ragazzi, questo è copyright, eh.
E anche se è Kativik con la K, insomma, io penso che ci sia un piccolo infrangimento di copyright. Non dire cose che non pensi davvero, Kativik, la falsità è così spaventosa. Ehi, musica alta, piano. Non potevamo veramente farci nulla, quello strambo non era all'altezza. Comunque ora sarà molto più facile portare a termine il piano di Dekadama. E ora che noi, la vera elite degli yokai spettrali, finiamo il lavoro. Porteremo distruzione, distruzione e poi ancora distruzione. Distruzione, yuhu! Anche lui è molto esaltato. Che sottoposti di primo ordine? È ora di attuare il piano, c'è sempre un piano da attuare. Il problema è che non pensano mai a un piano B. Dunque, sapevo che questo episodio sarebbe finito presto, quindi l'ho fatto apposta così. Era giusto un episodio di prova, il secondo uscirà a breve comunque sia. In genere, quando carico due episodi, carico tra le 10 e le 5 del pomeriggio, quindi il secondo episodio uscirà alle 5. Sarà leggermente più lungo. Vi prego di portare pazienza, il prossimo probabilmente lo registrerò in un'altra maniera per vedere appunto l'evolversi diciamo dei modi migliori per stare più comodo io per registrare, ok? Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate del momento, attenzione, del momento per questa qualità, perché ho deciso che comunque sia, dato che il 28 luglio esce il New Nintendo 2DS XL, comprerò quello. Mi aspetto, cercherò di mettere un po' di soldi da parte, mi compro la capture card con quello e quindi portate pazienza per favore. Poi a luglio esce anche Hey Pikmin e quello è un gioco che voglio assolutamente portare sul canale, ok? Grazie a tutti e ci vediamo più tardi col prossimo video. Bye bye!